Beh, direi di iniziare questo video con una bellissima evoluzione. Vediamo Biroccia in cosa può evolvere. Sono molto curioso. Se fosse uno stadio finale non mi dispiacerebbe neanche troppo alla fin fine. Però uno stadio intermedio magari ha sempre modo di migliorarsi. Poi vi dico anche in cosa sarebbe evoluto l'Iron. Io ho un seed divino. Nidoran femmina che diventa Delphox. Geodude che diventa Crocodile. E Lyron sarebbe diventato prima Exiu. E poi sarebbe evoluto in Palkia. Sono curioso di vedere ora in cosa può evolvere Anvil, che è Duskull, e Teddy Ursa e cosa può diventare, ragazzi. Potrei avere davvero un seed miracolato. Tra l'altro in descrizione trovate anche il log dei cambiamenti che sono stati fatti alla ROM. Tutta quanta roba casuale, ovviamente, quindi non posso neanche far finta di mettermi i Pokémon migliori. Se volete controllarlo, sta lì in descrizione. Ecco, ora ci siamo. Bene. Allora, a questo punto la signorina qui dovrebbe lasciarci passare perché, avendo preso il fossile, avendo fatto tutti quanti i lavori del caso, che forse ricerca strumenti. Grazie. Sfida? Così, no? Ok, vabbè, niente, vabbè, l'ho capito, ho capito. Ma qua c'è qualcosa effettivamente. Vabbè, l'acqua è increspata, sì. Oh no. Vedi, tu non sei utile, tu mi spedi, non sei utile. È negata per il nuoto? Ed è una nuotatrice. Piovischio. Non so nuotare, abbia un po' di riguardo. Ti prendo a schiaffi. Ma non perché è una donna, perché è stupida. Cioè, è il personaggio del gioco, non perché è donna, perché è stupida proprio come è scritto. E ci siamo ad Altoripoli. Oh, salve! Com'è questa città? Hai perso la sfida in bicicletta? E chi se ne avvantaggia, scusami. Attenzione perché forse prendo la bici, eh. Sono i clienti 10.001. È ancora una sponsibilità se rispondi correttamente. Le bici sono disponibili in colori diversi. Mettete caso che uno è daltonico o è colorblind e non vede il colore. Se va bene solo 10.000, perché devi fare 10.001? Di, sei il decimillesimo cliente, te la regalo e va a quel paese, no? E dai. Ah, ma sì, qua c'è la strada super ripida. Occhio, oh, ah. La gara ciclistica è finita, beh, ho vinto io. Mi spiace che tu abbia mancato la corsa. Tieni, questo regalo ti tirerà su. È la mossa MN Forza! Oh, usce, grande. La medaglia te la do io che sono il capo palestra. Oh, shocking! Stavolta l'acqua fresca si trova qui fuori, non te la danno dentro la palestra, ecco perché. Però, se devo dire una cosa, a me sto posto piace, eh. Mi piace come è su più livelli. Molto bello. Oh, palestra di Altoripoli. Ah, dobbiamo fare la scalata! Te pozzino. Mettiamo Biroccia davanti, dai. I minigiochi delle palestre sono un po' insulsi, eh. Non tutti, ma alcuni sì. Vediamo un po'. E se sceglievo questo? Ah, non sfidavo lui. Devo sfidarlo per forza invece ora. E ora dove andiamo? Direi di andare di qua, dai. Mi sembra più giusto. Oh, c'è un mulinello lì, attenzione, ragazzi. Oh no, qua è chiusa la strada. Oh no. Che difficoltà impossibile da superare. Allora, bravo, abbiamo un protagonista che si è fatto suo in quanto scalate, eh. Hai capito? Ne ha fatte lui di scalate in vita sua. E invece se io vado di qua. Ah, perché lì c'è il Montanaro. Ah, oh no, qui c'è la ragazza però invece. Mi hanno fregato! Mi è scammato il drone. Eccoci qua, davanti al capo palestra. La peculiarità del capo palestra è che usa Pokémon fossili. I fossili che troviamo in questa regione, principalmente. Evoluti. Ti stavo aspettando con ansia. Non stavo più nella pelle per l'attesa. E sai perché? Perché voglio sfidarti, ovviamente. Con me hai trovato pane per i tuoi denti. Certo, i muscoli sono fondamentali nelle scalate, ma per vincere nelle lotte ci vuole ben altro. Si fa un stira i muscoli, no? Perché, dai. Dovesse strapparsi durante la competizione. A cosa ti aggrappi? Al nulla? Kate, Middleton. È Gloom. Ok, Gloom. Vediamo un po' di che pasta sei fatto. E eruzioni, dovrei essere più veloce. Grande.
Mi mancano 3 punti salute, ma comunque fa male. Non abbastanza male, però, a quanto pare. Eruzione. Eruzione. Vediamo un po' che combina. Magari facciamo un brutto colpo. Oppure era un roll basso. No, era un roll normale più o meno. Slavina, dai, così almeno. È più veloce? Forse stiamo in tie. Andato. Ma corpo di fuoco, ma Slavina, come fa a fare contatto, Slavina? Me lo spieghi? Mi spieghi come fa una mossa come Slavina a fare contatto? E cambio Pokémon, sì, Tornadus. Che gli mando? Gli mando Franca, dai. Facciamo tuono. Un paio di colpi da Tornadus posso prenderli tranquillamente, tanto, no? Ah, forma Totem, certo. Più veloce, tuono colpisce, apposta, è fatta. Penso. Oh, di poco? Wow! 44 punti salute. Tempo è stretta, vai. Vabbè. Per quel poco che mancava. Wow, sfida piuttosto facile, eh. That's it. Beh, potevano metterci magari un altro Pokémon fossile nel gioco, così, giusto per fargli avere 3 Pokémon in squadra. A volte anche impegnandosi al massimo non si riesce a raggiungere il proprio scopo. Ma l'importante è non darsi mai per vinti. Affrontando te la tua squadra ho potuto percepire una volontà indomita. La volontà di non arrendersi mai, con qualsiasi avversario e in qualsiasi situazione. Per premere il coraggio e lo spirito di squadra che avete dimostrato in questa ammirabile lotta, ecco la medaglia Rupe. Oh yes, la medaglia Rupe la aggiungiamo subito alla nostra collezione. Roccio tomba come MT, non male. È una mossa roccia però, devo stare attento a chi la insegno. Bene, proseguiamo allora per di qua e... strada di Menhir. Bene, bene. Scendo dalla bici perché qua bisogna fare una cattura. Bene. Cattura, arrivo, eh. Una MT facciamo che valga la pena. Frana, vale. Allora, lo cerco qui in mezzo ai fiori. Dai, cerchiamo i Pokémon in mezzo ai fiori. Quindi è profumato sto Pokémon, per forza. Sharpedo! Sharpedo, un Pokémon d'acqua mi serve. Oh cavolo, ho premuto per sbaglio Slavina. Vabbè, me meglio. Meglio. Faccio poco. Calmati, calmati. Oh, boia. Grande, bene. Canepesce è uno di quei nomi stupidi che davo quando ero bambino. Ah, sì. Qua è importante, sì. Qua c'è molta lore. Sono semplici pietre, vero? Te lo dice anche lei che c'è lore. Qui sono solo pietre. Signora, lei è davvero ignorante. Si parla anche di acromio qui. Beh, come si può non parlare di acromio? Colpetto assalto, guarda, vado a giocare VGC e torno subito. Calcio dei denti. Oh, così. Oddio, oh mamma mia, questi qui. Ma tu sei quel ragazzino pestifero. Per tutti i fossili fossilizzati, liofilizzati e surgelati. Buoni. Queste rocce risalgono a 3000 anni fa. Aspetta, no, com'è la storia? Ah, va, lascia perdere, va, ti voglio sconfiggere. Vabbè, niente. Ancora! Ma basta! Ma siete una piaga piagosa proprio voi, eh? Mi sta anche guardando. Ciao. Ti va se usciamo insieme a prendere un caffè? No, io guarda. Ad Altoripoli c'è un bar carino. Magari facciamo due chiacchiere, non lo so. No? Ah, ok, niente da fare. Curato e pronto a combattere. Qua c'è un'altra signorina. Tu esamini le pietre e io esamino te. Questa non le manda certo a dire. Questo è caffè, non lo rifiutavo se glielo chiedevo. Cromleburgo è un posto davvero suggestivo con niente qui.
Ma posso sedermi sulle rocce? Conveniente, però non facciamo i turisti. Ah, eccolo qui, va. Ascoltami bene. Presto il Team Flare trionferà grazie all'inestimabile tesoro e al potere delle pietre del percorso 10. A questo mondo vince più forte e noi lo faremo con stile. Guarda che non ti sto seguendo, Babbaleo. Lì che mi sto ricordando del Team Flare da queste parti? Sì, era qui, ma è sparita. Dove sarà finita? Che mistero. Non devo andare là ora, voglio un attimino visitare la città. Ah, belle. Ma se lo seguissi giusto un attimo per capire dove è andato? Ah, sapete cosa facciamo? Andiamo un po' di qua, usciamo e andiamo a catturare un altro Pokémon. Oh, ma è la capopalestra Ornella! Ciao! Ryo, casa mia! Credo proprio che il mio Lucario voglia lottare con te, ti vai ad accontentarlo? Vedi questi due Lucario? Secondo te, quale dei due ha più una particolare simpatia per te? Se me li fai vedere, magari te lo posso dire. Gli accarezzo la testa. Ed è un Weeping Bell. È un Weeping Bell, ma se abbiamo imparato qualcosa dalla sfida contro il professore, Platan, può essere che non è Weeping Bell il Pokémon che prendiamo. Addirittura ha Weavile. Cioè, non dovrebbe avere due Lucario lei ora in squadra? Boh. Ma quattro focobomba di fila! Ma di che stiamo parlando? Ma che sta succedendo? Sono graziato dalla divinità di Pokémon. Senti, io sono la capopalestra di Yantaropoli, ricordati di me. Attraversate la grotta più avanti e arriverai nella mia città, ti aspetto. Voglio solo catturare un Pokémon, posso? Via dei riflessi. E troviamo un Pokémon allora, via dei riflessi? Posso cercarlo senza prima sfidare sti tipi qua? Vorrei fare una cosa veloce, solo per catturare un Pokémon. Ah! Ok, posso cercare un Pokémon, dai. Fa che sia buono. No, 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 no. Non posso usare Archeos, dai. Non posso proprio, dai. Troppo. Ecco, Bravery sì, invece. Bravery mi piace. E anche Bravery è stato preso. Bello. Incurante del pericolo, rotta per difendere i compagni. Posso allevare in volo anche una pesante automobile. Boia. Faceva schifo, lo so. Però sapete cosa, oh? Ste pietre non sono mica tanto male per sedersi.